Terra mia, terra mia, com'è bella la panza. Terra mia, com'è bella. I giovani italiani non sono inattivi e non si rassegnano a restare disoccupati. L'81% dei giovani che nel 2008 aveva un lavoro e l'ha perso, nel 2009 si è inserito in processi di formazione, ma non è bastato perché nel 2010 l'occupazione è risalita solo del 3%. Negli anni della crisi 2008-2010, inoltre, il divario nord-sud della disoccupazione giovanile under 30 si è triplicato, passando da un gap dell'11% del 2008 al 32% del 2010. Mentre i 17enni e 20enni sono passati al sud da un tasso di occupazione dall'80 al 25% nel 2010, i disoccupati laureati sono cresciuti più del centro-nord che al sud. Secondo la Svimez, occorre quindi incentivare i datori di lavoro ad assumere i giovani disoccupati, potenziare le agenzie del lavoro e promuovere nei giovani una maggiore attenzione ad investire in competenze e conoscenze maggiormente spendibili sul mercato. È questo quanto emerge dallo studio della mobilità giovanile nell'immobilità strutturale, disoccupazione e crisi economica di Federica Di Santo, Giorgi Liotto, pubblicato sulla rivista economica del Mezzogiorno, il trimestrale della Svimez, diretto da Riccardo Padovani. I giovani dinamici, l'81% di questi giovani che nel 2008 aveva un lavoro e l'ha perso, nel 2009 si è inserito in processi di formazione, anche se tutto questo non è bastato. Negli anni 2008-2010 è triplicato il divario nord-sud della disoccupazione giovanile. Dal 2008 al 2009 il tasso di disoccupazione giovanile al centro-nord è più che raddoppiato, passando dal 6 al 15%, per effetto della prorogabile chiusura di numerose piccole e medie imprese. Il Sud parte da una situazione ben più peggiore. Quando il nostro Sud riuscirà a vedere la luce? Gentili telespettatori di Italia Mia, buonasera e ben ritrovati. Nella scheda d'apertura avrete intuito sicuramente il tema di questa serata, che è imperniato intorno al mondo giovanile, all'universo giovanile, le difficoltà che i giovani di oggi, soprattutto nell'area vesuviana e nella regione Campania e nel Sud in generale, trovano per trovare un lavoro. Anzi, le difficoltà aumentano quando poi si leggono i dati dello Svimez. Nel periodo della crisi, quello che va dal 2010 fino al 2012, i giovani occupati, così come riporta l'ultimo rapporto dello Svimez, sono scesi dall'80 al 25%. Numeri che fanno paura. Con questi numeri oggi affrontiamo questo tema con due ospiti illustri. Il collega Dario Sautto del Mattino, buonasera, che ringrazio per la presenza, e il dottor Antonio Annunziata, che è il manager di Banca Widiva del gruppo MPS. Perché abbiamo questi ospiti qui? Per un semplice motivo, perché con loro vogliamo affrontare questo tema. Uno, come è difficile per i giovani vesuviani e campani trovare lavoro. Due, come si possono creare le condizioni per avere lavoro. Il nostro collega Dario ci porta in una realtà che è quella di Gragnano, la sua città d'origine, dove poco tempo fa è nata che cosa? È nata una bellissima esperienza, un mix tra giovani e parrocchia. Nessuno si aspettava poi potesse ingranare, invece questi due ragazzi, che poi sono diventati sei, avevano un sogno, cioè aprire un pastificio. Gragnano è la città della pasta. Quindi diciamo, si trovavano anche a casa loro, diciamo, nella patria della pasta. Il progetto è stato sviluppato grazie all'aiuto della parrocchia di riferimento, il parroco Don Luigi Milano. I parrocchiani hanno partecipato con un prestito, hanno prestato i soldi per partire questa nuova start-up. E adesso è partito la vera e propria produzione con la distribuzione della pasta, si chiama il Mulino di Gragnano. Un'avventura bellissima, perché sono tutti giovanissimi, tutti under 30, hanno realizzato, sono riusciti ad acquistare un macchinario per la pasta, l'essiccazione avviene ancora alla vecchia maniera, quindi artigianalmente, e hanno creato anche tutto quello che serviva per impacchettare, che si fa ancora a mano, e ci sono soprattutto quattro giovanissimi ragazzi che dalla parrocchia adesso sono diventati dei pastai. Degli imprenditori soprattutto dell'arte bianca, quella che nell'area stabiese, torrese di Gragnano sicuramente ha fatto la fortuna di tanti. Quindi una sorta di azionariato popolare che consente a questi giovani
una sorta di start-up. Come la possiamo inquadrare, dottor Annunziata, questa attività che si è fatta a Gragnano, in termini tecnici innanzitutto? Tecnicamente l'attività è un'attività di crowdfunding, cioè si chiedono, diciamo, prestiti, comunque si cercano fondi. Dove si cercano? Magari non si possono cercare in banca perché è una startup, magari erano ragazzi presumo disoccupati, presumo in cerca di occupazione o forse studenti universitari. Per cui a chi ci si rivolge? Magari ci si rivolge alla famiglia, ci si rivolge alla parrocchia, perché no, ci si potrebbe rivolgere alle istituzioni o agli imprenditori locali per reperire i fondi necessari ad avviare un'attività, in questo caso hanno avuto dalla loro parte anche le conoscenze del territorio per questa attività che, se ho capito bene, è quella proprio di un mulino vero e proprio per essiccare la pasta. È una delle modalità con le quali si può accedere a fondi altrimenti non accessibili, perché magari ci sono difficoltà se sei disoccupato, se sei uno studente, se magari vieni da una famiglia non ricca, come puoi in qualche modo, se non grazie a un'idea, portare avanti un progetto. Bisogna scegliere l'idea, avere fede nella propria idea, crederci veramente e iniziare a lavorare. Dopodiché bisogna trovare dei finanziatori. Li si può cercare con il crowdfunding, li si può trovare in un'area dove magari per fare questa, non so quanti soldi, che tipo di fondi, l'entità dei fondi per poter iniziare questa attività, logicamente poi sicuramente ci sarà bisogno di una banca che accompagni l'imprenditore, tra virgolette, giovane, in una vita di successi che si spera sia più lunga possibile. Allora, il dottor Antonio Annunziato abbiamo detto che è un manager della banca Uidiba, che è una banca del gruppo del Monte dei Paschi di Siena. Quanto è difficile per le aziende, per chi magari vuole avviare una start-up nell'area vesuviana, in una zona che sostanzialmente è depressa economicamente, è inutile dirlo, sono dati incontrovertibili quelli che lo Svimez ha emanato recentemente, quanto è difficile accedere al credito e perché ci sono queste difficoltà, se ci sono naturalmente? Vabbè, le difficoltà ci sono anche perché hai parlato prima di una crisi, è una crisi che ha investito tutte le banche, ahimè anche la banca per la quale lavoro è sotto gli occhi di tutti. Crisi dalla quale stanno uscendo fuori, e ti devo dire la verità, i soldi, le banche veramente ora stanno cominciando a prestarli. È vero, i criteri non sono più quelli di prima, cioè non è così facile accedere al credito, anche perché ci sono state delle regolamentazioni, Basilea, che hanno un po' per salvaguardare tutto il processo e quindi salvaguardare anche le banche, hanno comunque un po' frenato l'attività di erogazione di prestiti, che però non si è mai fermata. Le difficoltà, tu parli del sud, guarda, posso dirti che probabilmente il sud non è solo, ce ne siamo resi conto con le elezioni che si sono concluse pochi giorni fa, quando tutti abbiamo saputo, magari chi non lo sapeva, c'è poco addentro alla cosa, che Torino ha come Napoli il 44% di disoccupazione giovanile. Il problema è quello, non è tanto l'accesso ai fondi, quanto questa enorme quantità di giovani allo sbando, non allo sbando. Il problema nostro rispetto a Torino è che probabilmente molto più facilmente possono diventare manovalanza per organizzazioni criminali, ed è questa forse la problematica. E questo è un argomento che di rimbalzo va a nozze, perché Dario tratta la giudiziaria proprio dall'area torrese e stabiese. Nonostante tutto, però, il dato del rapporto dello Svimez dice che i ragazzi, i giovani disoccupati, qualora siano in possesso di titoli, non si sono fermati, hanno iniziato a fare dei corsi di formazione, ad aumentare la loro capacità per essere spendibili, dicendo, in ambito europeo. Anche l'Europa, esattamente, per spendersi in ambito europeo, ma è proprio l'Europa che con il progetto che si chiama, te lo dico subito, Garanzia Giovani, ha dato dei fondi a tutti gli stati membri proprio per finanziare sia la formazione che l'inserimento al lavoro, e perché no il finanziamento di imprese nuove, quindi start-up di idee imprenditoriali per i giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono impiegati, non lo sono stato o sono disoccupati da più tempo. A questi fondi possono accedere liberamente tutti, basta andare a prendere il bando o nelle bacheche dei comuni o comunque nelle sedi delle regioni, ed è un modo questo con cui l'Europa, tra virgolette, mostra il suo lato buono ai paesi membri.
Non solo tasse, oddio, anche quello potrebbe essere uno dei modi, secondo me, oltre al crowdfunding e al discorso di una sana imprenditoria. Io mi rivolgo molto a un'attività consortile, cioè secondo me il consorzio è una delle cose... Ne parleremo tra un attimo, perché adesso con Dario dobbiamo affrontare una realtà. È chiaro che la crisi, perdita di posti di lavoro, tantissimi giovani pure laureati che hanno la potenzialità, la capacità e magari una famiglia che li può sostenere, scelgono la strada della migrazione, frequentano l'università presso altri paesi, cercano opportunità di lavoro, ma chi purtroppo, come si dice dalle nostre parti, non ha né arte e né parte, diventa poi facile preda della criminalità organizzata. Tu tratti tantissimo di questi reati, di questi argomenti. Negli ultimi anni la tendenza qual è stata, Dario? Purtroppo la tendenza è sempre la stessa, cioè ci sono difficoltà chiarissimo a trovare lavoro e ci sono due aspetti da trattare. C'è il bravo ragazzo che si trova coinvolto nelle organizzazioni, nelle vicende giudiziarie, perché suo malgrado non riesce a trovare sbocchi. Non ha basi per potersi spostare fuori, a differenza poi dei giovani laureati che provano l'avventura andando fuori al nord Italia solitamente. E poi c'è un'altra realtà che fa ancora più paura, perché è quella dei giovani che vengono già da famiglie di pregiudicati, di affiliati ai clan di Camorra. Lì diventa ancora più difficile poi permeare, trovare nuove alternative, e lì purtroppo ci sono giovanissimi dai 12-14 anni che vengono praticamente arruolati dai clan di Camorra, vengono arruolati per lo spaccio di stupefacenti, vengono arruolati per qualsiasi attività illecita. Purtroppo nella zona del Vesuviano ci sono diversi esempi e non è affatto calato il fenomeno. Portano avanti, tra virgolette, il mestiere di famiglia, quale può essere quello del, appunto, come dicevo, lo spaccio di stupefacenti, che comunque resta una delle attività più redditizie per la Camorra. Un fenomeno sociologico che negli ultimi tempi si sta avvisando è che anche le fiction hanno degli effetti. Faccio l'esempio di Gomorra, tanti ne stanno parlando, tanti giovani stanno assumendo questo modo d'essere, no? Del guappo, del camorrista, del masto di quartiere, come qualcuno osa dire. In questi ultimi giorni ti sei ritrovato a scrivere di cronaca che magari vede dei giovanissimi emulare i personaggi che la fiction che Roberto Saviano ha ispirato sta dando? Io sono molto critico da questo punto di vista. Diciamo che è più che altro la fiction che prende spunto dalla realtà, purtroppo, tra l'altro devo sottolineare. Ci sono questi aspetti che abbiamo trattati più volte. Ma praticamente, più che seguire la fiction, questi ragazzi seguono le orme dei genitori, dei parenti, quelli che comunque seguono quel tipo di esempio che può essere quello di Gianni Savastano, il giovane rampollo di famiglia camorristica. E sono più quelli che vengono influenzati. E gli altri giovani magari vengono influenzati per la battuta un po' più spinta da questo punto di vista, per fortuna tra l'altro. Bene, allora stiamo affrontando questi temi importantissimi che riguardano il nostro territorio. Noi ci fermiamo un attimo perché incombe la pubblicità. Smile, and I was on cloud nine. Love the way you move.
your hips and lick your lips the way you dip. You got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula. Eccoci di nuovo in studio dopo la pubblicità. Stiamo trattando un tema importante questa sera: l'universo giovanile e le difficoltà che i giovani meridionali incontrano nell'approcciare l'universo del lavoro. Avere un'occupazione fissa, c'è chi emigra, chi ha le possibilità, chi invece purtroppo, come stava analizzando il collega Dario Sautto del Mattino, diviene poi facile preda per le organizzazioni malavitose. Stiamo parlando anche di Gomorra, di questa fiction che in questi giorni ha fatto tantissimo audience, il punto di vista non di un addetto al lavoro, ma di uno che vive il territorio. Quando, secondo Antonio Annunziata, una fiction può poi creare spirito di emulazione in un giovane? Ma guarda, io, come diceva giustamente bisogna vedere da dove si parte e dove si arriva, però sicuramente, secondo me, questa fiction non ha fatto una buona pubblicità al territorio, un territorio che magari avrebbe bisogno di altro tipo di pubblicità, avrebbe bisogno di pubblicità, tra virgolette, progresso, nel senso che ci abbiamo tante cose da mostrare, io sono dell'opinione che una cosa, quanto meno se ne parla, quanto più sta sotto traccia probabilmente tanto meglio è. Qualcuno invece mi dirà il contrario, cioè delle cose, dei problemi bisogna parlarne, tirarli fuori per cercare di farli conoscere, ma io sfido chiunque a dire che la camorra a Napoli non esiste, ma io penso che a qualunque milanese chiedi sa che ci sta la camorra a Napoli, a qualunque torinese e a qualunque napoletano tu lo chieda, saprà dire che già c'è questo fenomeno e non andrebbe pubblicizzato più. Il dato che fa rabbia è che poi magari viene enfatizzato l'aspetto negativo di Napoli rispetto a tante altre positività che ci sono, a partire dalle bellezze che la nostra città offre e che purtroppo vengono macchiate da, diciamo tranquillamente, da pochissime persone rispetto alla maggioranza che magari fanno la vita quotidiana regolare e che si offrono. Lasciami dire che creerebbero un indotto che probabilmente, non dico farebbe la fortuna di tutti, ma probabilmente aiuterebbe molto ad abbassare il tasso di disoccupazione giovanile. E infatti, torniamo sul tema della serata, perché la disoccupazione giovanile, secondo lo Svimez, occorrerebbe incentivare, leggo letteralmente l'ultimo rapporto, i datori di lavoro ad assumere giovani disoccupati, potenziare l'agenzia di lavoro e promuovere nei giovani una maggiore attenzione a investire in competenze, conoscenze spendibili sul mercato. Ora, bisognerebbe crearsi anche il lavoro, creare l'opportunità, magari il turismo, piuttosto che la muratura, piuttosto che l'imprenditore di un altro segmento, perché non puntare su aspetti che magari non sono stati mai esplorati, percorsi mai fatti e potrebbero dare delle indicazioni utili. Ecco, un'idea, quale potrebbe essere? Un'idea, perché Gragnano è un caso evidente. Un'idea, secondo me, portata avanti anche molto bene,
presumo sarà un'idea di successo. Il discorso però è che a Gragnano c'era un sapere, c'era un retaggio culturale fondato sull'arte bianca, sul pane, sulla pasta, sulla tradizione tramandata, sul panuzzo, su quello che vogliamo noi, quindi loro non hanno fatto altro che, tra virgolette, racchiudere in un'idea tutto il sapere che veniva a loro dal territorio. Allora, se vogliamo parlare del territorio di idee, io ti direi abbiamo perso già molte occasioni, abbiamo perso l'occasione dell'olio, abbiamo perso l'occasione del vino, abbiamo perso l'occasione della pietra vesuviana, abbiamo perso l'occasione del tessile, abbiamo perso l'occasione, ahimè, per tante altre cose legate al turismo, al Vesuvio, alla storia, alle ville pompeiane, tu... ne facciamo tantissime di puntate! Sai, più di me, voglio dire, queste sarebbero state tutte cose per cui investire sulla cultura dei giovani, stargli a fianco come istituzioni, far capire qual è il valore del territorio, potrebbe essere poi la spinta anche, diciamo, agli imprenditori che già ci sono, a fare da volano e a fare quello che la parrocchia ha fatto per questi quattro ragazzi splendidamente a Gragnano, anche per il nostro territorio, allora, o comunque per tutto il territorio del Sud Italia. Il turismo? Perché no? Perché no? Ma il turismo deve essere un turismo che rimanga, non un turismo di mordi e fuggi che scendono dalle navi da crociera. Ci vuole il turismo che resta 3 giorni, che capisce che cosa c'è nella cappella San Severo perché qualcuno glielo spiega, che questa cappella venga aperta, o venga a vedere le ville che ci stanno a Terzigno perché ci sono, o non lo so, il museo a Sarno, il museo emblema. Tante cose da poter vedere, quelle ne potrebbe elencare tantissime, perché però stiamo focalizzando l'attenzione su un aspetto, perché potrebbe nascere anche un'idea. Prendiamo l'esempio Gragnano, quindi analizziamo la testimonianza del collega Dario Sotto. A Gragnano un gruppo di giovani ha voglia di lavorare, ha voglia di portare avanti la tradizione locale che è quella di fare l'arte bianca, non sa come fare, si rivolge alla parrocchia, cosa semplicissima, parte un azionariato popolare. Riportiamo il discorso dell'area vesuviana, a Terzigno, si potrebbe coltivare il pirro, si potrebbe coltivare l'uva, il vino e cercare le condizioni affinché nell'area vesuviana, finalmente parlo di Terzigno come bosco areale, bosco tre case, dove il vino è cultura, si tramanda di tradizione in tradizione, non so ancora quanti lo faranno nelle proprie cantine, e perché non creare una cantina sociale, una cantina riunita in Emilia Romagna? Potrebbero insegnarci di queste cose e avere quindi anche una spinta, perché 2 o 3 persone che si presentano in banca rispetto a uno, lei mi insegna, potrebbe essere sicuramente un'occasione in più per poter accedere al credito. Possiamo provare a immaginare un'azienda locale fondata sul territorio e sulle eccellenze del territorio, cosa e come potrebbe nascere? Proviamo a immaginare un percorso. Potrebbe nascere dalla voglia di giovani o meno giovani, perché poi il giovane si dovrà rivolgere ad un meno giovane per poter accedere al credito probabilmente, sulla ricerca ossessiva della qualità. Ti posso dire una cosa, il pennolo, è nominato il pennolo. Non so se sai che abbiamo perso col pennolo il presidio Slow Food. Perché abbiamo perso il presidio Slow Food? Perché secondo Slow Food ormai il pennolo non è più meritevole di tutela perché ce n'è troppo. Prima non c'era, stava scomparendo, un po' come il pomodoro San Marzano. Benissimo. L'abbiamo perso questo presidio Slow Food per colpe nostre, perché se qualcuno avesse avuto idea che la troppa produzione avrebbe inflazionato e quindi al contrario, piuttosto che cercare la qualità, si è andato sulla produzione in massa anche del pennolo, prima di perdere quest'altra opportunità io direi che il consorziarsi, il mettere a fattore comune le idee di chi ce le ha, la voglia di lavorare di chi ce l'ha e magari, perché no, i soldi o il nome di chi ti può portare a una banca e fare da garante per una cantina, no, perché non stiamo parlando di vino, ma per un'azienda zootecnica, agricola, esatto, che vada dall'agricoltura del pennolo, non lo so, posso pensare ad altre cose. C'era l'albicocca qualche c'è l'albicocca, sì, esatto, del Vesuvio, ma c'è diciamo anche altre, le olive, l'uva, il vino, ci sono molte cose per poter ricavare qualità da questo territorio.
Però il problema è che la qualità, ma diventare poi pochi numeri esclusivi di un settore, esattamente, e non avere concorrenza, cioè perché il pietro, lo spiegavano, nasce solo sul Vesuvio perché ha quella peculiarità di terra e quindi quella compostezza di terreno che dà quel prodotto che anche essiccato riesce a Slow Food era il pomodoro del pietro del Vesuvio, non era del pomodoro in esatto, poi rischia di diventare semplicemente una moda poi, non più una qualità, la tutela della qualità, bensì una moda culinaria e basta. Dario, sei stato fonte di ispirazione questa sera perché ci ha portato questa bellissima testimonianza da Gragnano, anzi applaudiamo al parroco di questa chiesa, se ti ricordi il nome? Don Luigi Milano. Don Luigi, quindi, a Don Luigi vanno i nostri ringraziamenti perché credere nei giovani oggi è diventato quasi una scommessa. Cioè... E lui ha veramente fatto una scommessa con i suoi parrocchiani perché non è stato lui l'unico artefice, lui lo dice in giro a tutti, dice io... Ho dato una mano, ma i veri protagonisti sono questi ragazzi e tutti i parrocchiani che ci hanno creduto, che ha messo 5 euro, che ha messo 5.000 euro, perché comunque è stato un prestito abbastanza oneroso e importante al quale poi hanno partecipato veramente tantissime persone. Ed è una scommessa per il territorio, una scommessa per la parrocchia, una scommessa per questi giovani ed è una cosa davvero, davvero bellissima perché Antonio diceva sì, sono partiti comunque dalla tradizione, ma lì c'è veramente tantissima formazione, ritornando al discorso di prima, perché sono dei ragazzi che hanno studiato tantissimo prima di avvicinarsi poi alla realizzazione di quello che era per loro un sogno. Così come poi i pastai sono stati in altre aziende ad imparare il mestiere per tanti mesi ed hanno scoperto poi come mettere in pratica quello che avevano imparato. Quindi la formazione è essenziale. Allora, la formazione è l'elemento essenziale. Volevo spostarmi un attimo verso la zona tua di competenza, no? Verso tua Annunziata, perché questa idea potrebbe essere anche esportata in una realtà difficile, inutile negarlo, tua Annunziata rispetto agli altri comuni, percepisce di più il disagio sociale, era una città di vocazione marinara, purtroppo dal porto, dal mare vengono poche cose, ci sono poche cose da poter pescare, soprattutto non ci sono più le opportunità di un tempo, il mercato europeo obbliga anche i pescatori a rispettare determinate... paletti di produzione e quant'altro, potrebbe anche a Torre Annunziata riprendersi seriamente e concretamente un discorso di arte bianca, portare avanti una tradizione che sostanzialmente, tranne per pochi casi, se non mi sbaglio Setaro e qualcun altro è rimasto a Torre a produrre pasta di eccellenza. Sì, sono rimasti pochi. Sicuramente potrebbe essere un esempio ottimo da poter seguire a Torre Annunziata, ma come nel resto d'Italia, della Campania dell'Italia. Perché comunque sono delle realtà che possono nascere dal nulla, appunto da una parrocchia che ha voglia di scommettere sui propri giovani. Tutto sta lì, in questo caso qui è stata la parrocchia, magari a Torre Annunziata si può trovare un imprenditore che può essere interessato a reinvestire dei capitali accanto a Setaro, che comunque ha una tradizione importantissima, far rinascere l'arte bianca a Torre Annunziata, che comunque è stata una delle capitali in passato di queste produzioni. La settimana scorsa abbiamo parlato qui con circa dai 60 ai 140 mulini nel periodo post bellico della seconda guerra mondiale, a Torre Annunziata rappresentavano il volano dell'economia locale abbinata poi a tutto l'indotto che c'era, quindi ai trasporti, al mare, a quello che poteva essere. Non sapevamo addirittura la casacca del Savoia è stata fatta bianca proprio per ricordare l'oro bianco che a Torre Annunziata era ed è ancora oggi motivo di orgoglio. Esatto. Torre Annunziata, sempre in ambito, grazie alle parrocchie, ci sono alcuni giovani che hanno messo su piccole cooperative di artigiani, perché comunque ci sono dei mestieri che stavano praticamente scomparendo. Grazie all'impegno della parrocchia di alcuni operatori sono rinati i falegnami che stavano praticamente scomparendo, per esempio. E sono comunque giovani che vengono da realtà difficili. Il recupero di cui prima parlavamo, lì in alcuni casi è stato possibile e funziona davvero. Antonio, abbiamo parlato prima del Vesuvio, delle bellezze locali. Sei un uomo che vive anche nell'ambito territoriale, quindi conosce la realtà perché è uno che le banche stanno anche sul territorio, è innegabile che il rapporto cittadinanza-banche è diventato negli ultimi anni piuttosto difficile, però io in mezzo oserei metterci qualche cosa. Dal vostro punto di vista, la domanda è per entrambi, ma partiamo da Antonio, quando il marchio Vesuvio, il marchio Pompei non è stato ancora sfruttato o se ci sono ancora dei margini per poter sfruttare e dare traino all'economia locale, parlavamo del turismo, ma dimentichiamo che Pompei, mordi e fuggi, il turista che va via, c'è tanto ancora da fare secondo te? Sì,
per me, una volta ne parlammo di questa sì. cosa, per me ci sono alcune cose che andrebbero, i marchi andrebbero registrati e avrebbero come aziende la possibilità di essere quotati in borsa. Ed è inutile poi pensare a queste cose, a pensare che Pompei, gli scavi di Ercolano, Ponti, Torre, tutto quello che ci sta fino a Pozzuoli, fino a Baia e a Bavoli, voglio dire, non possa essere valorizzato anche economicamente. Se penso invece che poi stiamo facendo distruggere gli scavi dall'acqua, sono centinaia di migliaia di anni di storia, ha fatto più danni l'acqua che l'eruzione del 79, non l'ho vista. Sì, quella l'ha preservato, paradossalmente l'eruzione ha preservato. Quindi sì, si può fare molto per queste zone, si può fare ancora tanto, si deve fare tanto per queste zone, ma soprattutto le zone vanno valorizzate creando opportunità a prescindere dal fatto che noi siamo fortunati territorialmente. Perché vincere è facile, dicendo che abbiamo il sole, abbiamo il mare, abbiamo gli scavi, Napoli è la città più bella del mondo, non ci piove, Jenny, purtroppo non ci piove, ma rispetto a Firenze che cosa ci manca? Rispetto a Milano che non ha nulla, che cosa ci manca? Perché l'Expo viene fatta a Milano e non si spiana? Questo ci sarebbero delle scelte politiche. Sì, però ci sono anche delle scelte politiche da mettere in discussione, sapendo che, voglio dire, ci sta comunque un tessuto pronto ad accogliere un investimento di questo tipo, un investimento perché è abituato a farlo. E ti dico di più, non è tanto il discorso di mettere solamente soldi, le opportunità si possono creare. Tu penso ce le facciamo più o meno come l'hai. Sì. Il famoso stagnaro. Le tante discipline che sono finite. È scomparso, e stanno per scomparire i meccanici, stanno per i radiatoristi, i pompisti. Fare formazione su queste attività di cui c'è sempre bisogno, piuttosto che far scappare fuori i ragazzi per imparare cose che vanno al di là del basso, e poi magari dobbiamo accogliere milioni, poveretti, tutto quello che vuoi tu, di braccianti, tra virgolette, non messi a posto, o comunque sottopagati, o comunque umiliati anche in quei quattro soldi che gli vengono dati, purtroppo anche questo è un problema. Le istituzioni possono fare molto, io prima ti stavo dicendo, secondo me si potrebbe cominciare a mettere in mano ai disoccupati che ci stanno a Terzigno quattro pennelli, uno straccio e dire signori andate a pulire le facciate delle case, le facciate della scuola, le erbacce dalla scuola, cominciamo a creare una cooperativa che renda un servizio alla cittadinanza che ripagherà insieme alle tasse e permetterà di rendere questi lavoretti, tra virgolette, duraturi nel tempo. Creare occupazione, creare opportunità, questo è quello che anche il collega Dario più volte evidenziava. La parte prima della trasmissione siamo parlati, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Abbiamo citato due eventi, anzi due casi che voglio sentire, uno di Catania e un altro in provincia di Reggio Emilia. Quindi due segmenti simili. Che cosa è accaduto? Perché parliamo anche di operai che di fronte ai fallimenti degli imprenditori si dicono rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di risollevare le sorti della nostra azienda. Cosa è successo? Parliamo di questa esperienza. C'è la Cesame a Catania e la Gress Lab in provincia di Reggio Emilia. Entrambe aziende fallite, gli operai si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di rilevare l'azienda fallita e lavorare insieme ai vecchi imprenditori che magari sono falliti per altri motivi, commesse non pagate. Ma in questo caso dobbiamo il fitto della nuova azienda, come una nuova società, basta che loro si rilevano. Rilevato, hanno cacciato soldi di tasca propria, si sono fatti liquidare quello che doveva avere di TFR, disoccupazione. Quindi reinvestito quello che hanno versato i contributi. Hanno rilevato l'azienda insieme all'imprenditore. Che cosa è successo? Ahimè, Cesame e Gress Lab fanno entrambe le società, si occupano di sanitari, porcellana, eccetera. Che in Sicilia stanno ancora aspettando da 5 anni che la Regione Sicilia gli dia loro i fondi che già sono stati stanziati per poter comprare i macchinari che gli garantirebbero di soddisfare le commesse che loro già hanno dai paesi arabi, cioè dall'Arabia Saudita, perché il Made in Italy purtroppo, cioè, anzi per fortuna, non dico più, mantiene ancora il mercato. Made in Italy è Made in Italy. Dall'altro lato, e quindi loro continuano a farlo di tasca loro e con grossi sacrifici, dall'altro lato invece a Reggio Emilia le istituzioni sono state vicine agli imprenditori e ai nuovi imprenditori, cioè ai
gli operai che sono diventati imprenditori, e come sono diventati imprenditori questi operai? Hanno rinunciato a TFR, alle tredicesime, alle liquidazioni, non fanno le ferie, le fanno a tornazione pur di garantire la produzione. Esatto, continuare la produzione e continuare quindi a far prosperare l'azienda per la quale prima lavoravano ed ora sono in proprietà. In questo caso faccio una domanda, se sono ignorante in materia, quindi col beneficio di inventario. Una banca può andare in soccorso a questi operai volenterosi, perché sono degli eroi del loro lavoro, sostanzialmente hanno cercato di mantenere in vita un'azienda che magari ha una tradizione storica, che viene da decenni e decenni di attività sul mercato, pur di non farla morire investono rinunciando al TFR e tutte quelle cose che sappiamo. Una banca può dare un aggio, può intervenire positivamente. Ci sono dei margini, per cui anche che da nostre parti tante sono le aziende che sono fallite, anche se non erano di caratura internazionale, però sicuramente un operaio che si trova a lavorare dopo 20-30 anni in un'azienda, si trova l'azienda fallita e quindi non ha più margini di poter lavorare. Ora, può diventare imprenditore se stesso, sostanzialmente. Questi sono quasi limite, perché i lavoratori erano molti e quindi anche i 10.000 euro della liquidazione di ognuno di loro ha fatto in modo che questa azienda avesse poi un capitale sociale tale da potersi, tra virgolette, garantire un accesso al credito da parte delle banche. Quindi la risposta è sì, soprattutto quando c'è un progetto credibile e nel quale ci credi prima tu. Cioè, tu non, il mio esempio è, tu non puoi andare a dire alla banca finanziami, la banca dice bene quanto è, tu dici 100, quanto ci metti e tu dici 20. Se la banca mette 80, l'azienda non è tua, è della banca. È pare evidente questo dato. A Dario volevo fare una domanda, perché siamo quasi in chiusura. Giornalista solitamente si divide, no, tra la strada e le istituzioni, gli uomini che rappresentano le istituzioni. La domanda pare d'obbligo: il ruolo delle istituzioni, che purtroppo sembrano essere lontano dalle esigenze dell'universo giovanile, secondo te ci sono i margini, almeno nella nostra area, per poter fare qualcosa di più da parte dei giovani? Non voglio rivolgermi alle aziende, agli imprenditori che magari hanno già le loro beghe, ma le istituzioni in genere. Io immagino che le istituzioni, l'esempio fatto da Antonio è chiarissimo, le istituzioni in Emilia Romagna sono state vicine all'azienda, a Sud Italia, in Sicilia purtroppo non è accaduta la stessa cosa. Probabilmente per motivi di una regione, attenzione, a statuto speciale, che quindi non deve fare tutta la trafila delle altre. Probabilmente per motivazioni differenti, economiche, probabilmente in questi casi qua. È vero che nel caso di quei giovani stasera, le istituzioni in questo caso non esistevano, i cittadini, i parrocchiani, la parrocchia a dare una mano ai ragazzi, insieme poi alla banca che comunque che è riuscita comunque con la garanzia proprio della parrocchia a dare una mano concreta a questi ragazzi. Le istituzioni dovrebbero fare una parte importantissima, dovrebbero recitare il ruolo da protagonisti in questi casi, soprattutto in casi limite come questi, quando ci sono tanti lavoratori che perdono il posto di lavoro, e purtroppo realtà di questo genere ne abbiamo viste tantissime morire in Campania e non rinascere più. Quindi ci sarebbe veramente il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere essenziale, importantissimo, e non viene recitato poi alla perfezione. Chiudiamo con Antonio Annunziata, che lo ricordiamo, è manager di banca Widiba del gruppo MPS. Domani mattina c'è qualcuno che vuole accedere al credito perché vuole fare impresa. Può segnalarci un prodotto della sua azienda, della sua banca, su questo caso, che potrebbe essere immediatamente accessibile per chi ha voglia di fare impresa in quest'area? Guarda, ti rubo 30 secondi, rispondo a questo e poi ti rubo 30 secondi dopo. Ti dico sì, ed è non solo l'azienda, cioè la banca, la capogruppo per la quale lavoro, perché molte banche ora stanno finanziando le start-up, logicamente con determinati criteri. Ci sono comunque finanziamenti anche per gli aumenti di capitale, per le start-up. Io però per fare un quadro generale a questa cosa vi dico due cose. Uno, ci sono fior di professionisti anche nel nostro territorio. Noi ci appoggiamo ad uno studio di consulenza aziendale a Napoli, perché sono più spostato a Napoli, ma so che un nostro paesano, se vuoi ti faccio una cosa, Luigi Boccia, per quanto riguarda l'accesso al credito e ai finanziamenti europei anche nelle state. Salutiamo Luigi Boccia, perché è stato già ospite della nostra trasmissione qualche mese fa. Molto in gamba, quindi la prima cosa è avere un'idea, crederci, sapere a chi rivolgersi per poter sapere come accedere al credito,
farsi accompagnare da queste persone negli istituti e che preparano il piano, il famoso business plan, in modo tale che la banca possa trovare poche eccezioni, quindi si può fare. La seconda cosa che volevo dirti è che le banche online, come quella per cui lavoro io e altre, diciamo, a panorama nazionale, stanno facendo qualcosa di più per l'occupazione giovanile. Noi, come Banca Widiba e anche altri concorrenti, ci stiamo rivolgendo alle scuole secondarie, sì, esatto, e alle università affinché ci segnalino, diciamo, le migliori eccellenze. Eccellenze per poi farli, tra virgolette, entrare in un processo formativo pagato per accompagnarli nella mia professione. E quindi è una bellissima opportunità di lavoro. Noi ringraziamo i nostri telespettatori che ci hanno seguito, sperando di aver suscitato interesse negli argomenti che abbiamo trattato questa sera. Io voglio ringraziare il dottor Antonio Annunziata di Banca Widiba, del gruppo MPS, e il collega Dario Saluto che ci ha illuminato, perché grazie a lui abbiamo scoperto una bellissima realtà che è presente a Gragnano. Io adesso vi saluto ricordandovi i nostri appuntamenti sul canale 274 nel Lazio e 274 in Campania e 187 nel Lazio. Lascio la linea ai colleghi Antonella Bianco e Francesco Servino per le loro rubriche. Gianni Calantumo vi saluta e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Smile and I was on cloud nine, Lord. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive, oh. And girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Buonasera amici di Terra Mia, questa sera faremo la conoscenza del regista e del filmmaker di un'opera teatrale molto attesa che si terrà l'11 e il 12 luglio al Teatro Politeama di Torre Annunziata. Abbiamo con noi Dario Matrone e Gianluca Ciro Servino per parlare di Dracula Rock, il musical dell'estate.
Dario, il gruppo teatrale di cui fai parte e che mette in scena quest'opera si chiama Eclettica. Ci puoi dire come nasce, che progetti portate avanti e chi ne fa parte? Ma guarda, Eclettica Musical nasce 2 anni fa da una mia folle idea, cioè l'idea di riunire in un solo gruppo cantanti, attori e ballerini per portare in scena appunto questo format teatrale che è il musical, che già da un po' di tempo in Italia sta avendo parecchi problemi, anche perché quasi nessuno prova ad investire in questa tipologia di teatro, e automaticamente, cercando di riunire queste forme artistiche, ho iniziato a mettere in scena i primi spettacoli, naturalmente tutti improntati sul musical, e fortunatamente sembra che le cose stiano andando anche molto bene. E fino al punto tale di mettere in scena questo musical, che già il titolo è particolare, che è Dracula Opera Rock con le musiche della PFM, che racconta un Dracula in altre vesti, un Dracula che noi non siamo abituati a vedere, ecco. Questo è quello che si prefigge la mia compagnia, cioè quello di portare in scena la forma teatrale del musical. Dicevi che il musical incontra un po' di difficoltà, cioè difficoltà nel proporlo rispetto a un'opera teatrale classica? Sì, perché comunque noi siamo abituati a vedere le opere teatrali classiche. Il concetto di musical parte dal fatto che è completamente cantato, nonché poi c'è un corpo di ballo che riempie la scena e un corpo attori. Però chiunque viene a vedere lo spettacolo deve stare molto molto attento a quello che sono le parole delle canzoni, affinché possa comprendere appieno lo spettacolo. C'è anche difficoltà in Italia, perché è da dire che sappiamo bene che in Italia non si investe in cultura, e figuriamoci se in una tipologia del genere. Se facessi un confronto con quello che è l'Europa, dove porto l'esempio della Francia, pensa che in Francia il governo ha stanziato dei soldi per le compagnie affinché loro potessero mettere in scena dei musical che raccontassero la storia e la cultura francese ai francesi. E per questo, cioè, l'obiettivo è quello di acculturare il popolo francese attraverso lo spettacolo, attraverso il musical. In Italia sono poche le produzioni, le grandi produzioni di musical, che però sappiamo bene che sono fini a se stesse e non danno spazio invece a piccole realtà, che sono appunto le nostre realtà locali. E portare in scena nelle nostre realtà locali un musical inizialmente è stato difficile, perché non veniva capito, però adesso sta andando. Ecco, ci puoi raccontare come si lavora uno spettacolo del genere? Beh, guarda, inizialmente, ti ho detto prima, noi siamo divisi in corpo attori, corpo cantanti e corpo ballerini. Inizialmente si dividono le 3 categorie in stanze diverse, i cantanti provano le canzoni, imparano le canzoni, nel contempo si montano le coreografie dello spettacolo e si preparano gli attori. Dopodiché c'è un momento di unione dove si inizia a montare lo spettacolo, dove si fa capire bene ai personaggi dello spettacolo come devono interagire tra di loro, perché la difficoltà è riuscire a fare interagire un cantante con un ballerino, con un attore, il rispetto degli spazi sul palcoscenico, perché tu cantante sai che mentre stai cantando c'è per caso un ballerino che ti balla intorno e ti può venire addosso, ti può far male. Cioè, questo è, diciamo, la preparazione vera e propria dello spettacolo, fino al punto tale che poi c'è una forte simbiosi tra le 3 categorie e esce lo spettacolo vero e proprio. Va bene, Dario, io salto quella domanda, insomma, del filo che collega Dracula alla napoletanità. Sì, anche perché tu lo conosci bene. Però, diciamo, a mo' di curiosità, va detto che c'è una notizia abbastanza recente che vorrebbe i resti di Dracula sepolti a Napoli nella chiesa, nel complesso di Santa Maria la Nova. Quindi volevo chiederti, questa notizia ha in qualche modo influenzato la scelta di portare in scena questo musical? Non ci azzeccavo. No, in realtà non ha influenzato, perché questa notizia è uscita dopo la mia scelta di portare in scena Dracula Opera Rock. Diciamo che però è servita a livello di pubblicità per lo spettacolo, perché c'è stato un interesse
verso la figura di Dracula, per questo diciamo, serve alla compagnia che mette in scena appunto questo spettacolo. Gianluca, la domanda che ti faccio è come sei venuto in contatto con Dario e gli Eclettica, come li hai conosciuti? Praticamente feci un casting cinematografico per il mio prossimo film, cercavo ballerine e cantanti. Vieni a conoscenza di una ballerina emergente di Terzigno, Ida De Luca, e della cantante Maria Monsurro, ed entrambe dissero devi assolutamente conoscere il regista della compagnia di cui facciamo parte, che era Eclettica. Questo regista era il qui presente Dario Matrona. E appena ci conoscemmo, praticamente fu amore a prima vista. Iniziammo questa collaborazione fin da subito, lui mi propose le sue idee che ci porteranno a fare cose che non avete mai visto in Italia. Addirittura? Sì. Dracula ha trovato la sua fortuna nelle trasposizioni cinematografiche. Sì. A te che sei regista volevo chiedere, vuoi parlarci brevemente delle pellicole più famose che avevano come protagonista questo personaggio, in modo tale da far appassionare anche questa figura? Io sono molto legato al primo Dracula, quello di Todd Browning del 1931, che per me è proprio il Dracula originale. Anche se molti conoscono solo il nuovo, quello del 92, quello di Francis Ford Coppola, che non è la stessa cosa, perché l'attore che fece Dracula in quei tempi, poi cioè, nella leggenda narra che fu addirittura seppellito col mantello di Dracula, perché lui poi si impersonificò talmente tanto nel personaggio che credeva davvero di essere Dracula alla fine. Questo è proprio, per me è pura poesia. Un personaggio che crea assuefazione. Fantastico, poesia. Sì. Ok, grazie Gianluca, mandiamo in onda adesso la clip che hai realizzato sul backstage e sulle prove di Dracula Opera Rock. Eccoci qui. Gianluca, approfitto della tua presenza per ricordare un'iniziativa che è la petizione lanciata da Clerc per una legge sul cinema in Campania. Fare cinema significa da sempre investire nella diffusione della cultura. Credi che la cultura cinematografica in Campania vada maggiormente tutelata? Assolutamente sì, però purtroppo non va avanti la meritocrazia, ma vanno avanti sempre raccomandati. Alla fine, qui per essere incentivati è difficilissimo, soprattutto per noi giovani non ci incentiva nessuno. Però, come dico sempre, il lavoro è il ponte fra la fantasia e la realtà. Quindi lavorare tanto, magari qualcuno ti nota, si va avanti, ma gli incentivi non te li dà nessuno. Grazie Gianluca, ricordiamo che tu hai anche un nome d'arte, ricordiamolo, qual è? Jean-Luc Servino. Ricordiamo in modo tale che ti possono cercare su Facebook, e c'è una frase che tu ami sempre ripetere, vabbè, che è? Vabbè, credete sempre nei vostri sogni. Ecco, credete sempre nei nostri sogni. E io mi aggancio, questa cosa era studiata, lo ammetto. Dario, tu credi nei sogni? Ma assolutamente, diciamo che i sogni sono quelli che mi fanno andare avanti e mi fanno fare tutto quello che ad oggi credo di voler realizzare in un futuro. Diciamo che anche a noi sogni, a me e a Gianluca, il sogno ci sta spingendo a fare, appunto a creare questo nuovo progetto che vi posso assicurare che in Italia non esiste, perché unire il musical, unire il teatro con il cinema è una formula che in Italia ad oggi non è stata ancora sperimentata. E diciamo che due menti pazze come la mia e quella di Gianluca non potevano non pensare a un format del genere. Stiamo già lavorando, possiamo solo anticiparvi che si tratta di sogni, però non quei sogni come
banalmente vengono sempre visti o raccontati, ma verranno raccontati in un modo particolare. Molto particolare. Ecco, diciamo che abbiamo unito queste nostre due teste. Okay, abbiamo capito che qualcosa bolle in pentola e probabilmente rimarremo subiti. Ok. Mi auguro. Grazie agli ospiti di questa sera. Ricordo che l'appuntamento con Dracula Opera Rock è l'11 e il 12 luglio al Teatro Politeama di Torre Annunziata. Passo adesso alla consueta rubrica degli appuntamenti settimanali in Campania. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Per primo cittadino e amico mio, tu digli che te ci ho mandato io. Apriamo la rubrica degli appuntamenti in Campania con il servizio che abbiamo realizzato io e Giusy Coticella alla passeggiata archeologica che si è tenuta domenica 19 giugno a Piazzolla di Nola, a Masseria Albertini. Buongiorno, siamo qui con Gennaro Barbato del Comitato Civico Vesuviano. Ci troviamo a Piazzolla di Nola per la riscoperta archeologica delle zone più importanti di questo luogo. Siamo in Palazzo Albertini, è un palazzo del XVI secolo. Signor Barbato, cosa ci propone stamattina? Cosa guarderemo? Stamattina penso che siamo veramente fortunati perché ci troviamo in un luogo magico dal punto di vista storico archeologico. Sotto ai nostri piedi si parte dal bronzo antico, dal XII secolo avanti Cristo, perché io con l'archeologo Nicolo Castaldo, durante i lavori dell'addoppio della superstrada a pochi metri di distanza, sono stati trovati reperti che vanno dal XII secolo avanti Cristo al VI secolo avanti Cristo, precisamente sotto lo strato dell'eruzione delle cosiddette pubblici di Avellino. E per poi arrivare in questa zona, come questo palazzo è stato fondato nel 1500 dagli Albertini, infatti noi abbiamo qui la Solane che è di epoca romana, e noi riteniamo che qui sia situata la villa di Cicero Pagliarucci, perché a pochi metri di distanza è stato recuperato un capitello e io dopo vi mostro proprio il posto preciso in cui è stato ritrovato e ci stanno anche delle mura. E poi se vogliamo iniziare a parlare e dare dei particolari, ci sottolineano tutti, il primo imperatore è morto poco presso l'ora. Ottaviano è la terra degli Ottavi, Mariano è terra di Mario, Camigliano è terra di Romiglio, Cusciano, famiglia Sesto, erano tutti grandi latifondisti romani. E tutte le ville ottaviane che sono circa una trentina appartenivano proprio alla famiglia degli Ottavi. Allora, ecco, vostre è giusto perché siamo tantissimi gruppi, sia dei meetup locali dei paesi da Pomigliano a Palma, ma sia tantissimi comitati che io nessuno immaginava legati proprio alla passione per l'archeologia. E anche semplici cittadini, associazioni che non hanno genericamente l'obiettivo del benessere culturale. E stanno cominciando a nascere delle idee che a volte sono semplicemente vecchie idee, buone sempre, alcune sono nuove. E le stiamo cercando di organizzare. E stiamo cercando di fare una cosa che è solo embrionale per adesso, però che ognuno con la parte politica alla quale si ritiene legato cerca di mandare un progetto che però ha le caratteristiche comuni. Faccio un esempio, inserire l'idea di albergo diffuso, cioè chiunque si trovi nei pressi di una scoperta archeologica deve avere gli sgravi fiscali e il diritto di avere per ogni appartamento, è un esempio, da 3 a 5 posti letto di albergo, inteso come proprio bed and breakfast, interno. Con tutele e vantaggi per le attività del luogo proprio del perimetro della scoperta. Quindi se si coltiva, continuare a coltivare. Quindi bloccare il paesaggio intorno, però anche renderlo vantaggioso per chi c'è. Perché adesso abbiamo capito che chi ha un bene architettonico, archeologico nei pressi, sembra quasi avere una sfortuna. Bisognerebbe cambiare questa cosa. Questa mentalità è vera. Abbiamo chiesto a ognuno della parte politica alla quale si ritiene vicino di mettere una parte dei soldi che vengono dalle spese per il gioco d'azzardo, dagli incassi per il gioco d'azzardo e dalle confische alla criminalità organizzata, vincolarli agli scavi archeologici e alle spese di questi piccoli parchi geo-archeologico-culturali, che è un termine che non è ben preciso per adesso, però è l'idea che voglio rendere. Cioè l'idea di fondo è nell'espressione tante piccole Pompei. Cioè noi abbiamo tante piccole, suona un po' in contrapposizione con TTIP, che invece è l'altro grande, però tante piccole Pompei
sarebbero un modo per rendere questi posti, perché noi già abbiamo trovati quattro e sono tutti quanti pochi chilometri quadrati, se ognuno è un giorno di turismo, ogni turista di Pompei potrebbe venire un giorno a Nola, un giorno a Terzigno, un giorno a Ottaviano. Dall'1 al 10 luglio apre battenti lo Space Villaggio Pizza a Torre del Greco, un chilometro di lungomare dedicato al cibo tra il Lido Rex e il Miramare, con area spettacoli, museo interattivo e car barbecue. 9 forni a legna e un'area per la pizza fritta sforneranno le cornie a ripetizione. Previsto un ricco carnet di eventi che comprende anche lezioni di cucina e workshop. Per info consultate il sito, che ha un nome abbastanza lungo, thespacevillaggiopizza.it. Nei giorni 2 e 3 luglio si terrà a Somma Vesuviana in Piazza Europa l'11ª edizione della Festa della Tammurra, un evento di riferimento per gli amanti della musica popolare, che ha registrato lo scorso anno 15.000 presenze. La festa permette a chiunque di suonare nei cerchi che si formano spontaneamente ed è ispirata a quella della montagna che si tiene dal sabato dopo Pasqua al 3 maggio sul Monte Somma. Martedì 21 giugno si è tenuta la presentazione in anteprima della mostra ideata e curata da Adrian Maben, che è il regista di Live at Pompeii dei Pink Floyd. La mostra inaugura ufficialmente i nuovi spazi espositivi degli scavi all'interno delle gallerie sotterranee dell'anfiteatro. Vediamo il servizio di Giacomo Acunzo. Sapete, avviene in contemporanea con la giornata della musica, la festa della musica, il 21, abbiamo voluto aderire alla sollecitazione del ministro Franceschini, che ha chiesto a tutte le sovrintendenze di festeggiare degnamente questa giornata, inaugurando oggi, proprio per questa giornata, la mostra sul famoso Live at Pompeii dei Pink Floyd. E poi, come sapete, è stato annunciato, sarà aperta per il giorno della musica, poi sarà chiusa per permetterci dello smontaggio della famosa piramide. Come vedete, a Pompei si distrugge, si costruisce contemporaneamente, e poi sarà riaperta subito a luglio definitivamente, fino all'autunno, a dopo l'estate. Volevo soltanto dire che quando ritorno a Pompei sono contento, perché penso che ritorno un po' in casa. Per me è formidabile di venire qui e di fare questa mostra in un luogo che è molto antico, che ho conosciuto in 71. Dunque, è difficile di spiegare, ma per me era molto interessante di fare una mostra contemporanea in un luogo che è molto antico. C'è questa contrastazione con questi due elementi che mi pare interessante. All you touch and all you see is all your life. Sabato 2 luglio l'associazione Vesuvio Natura da Esplorare organizza la Notte Psicomagica Vesuviana, un'escursione naturalistica nella riserva forestale Tirone Alto Vesuvio, che si terrà dalle ore 17 alle ore 23. I visitatori, alla luce della luna piena, varcheranno la soglia dell'estate, celebrando il solstizio in compagnia di uno psicomago. Per info più dettagliate e per le prenotazioni vi consiglio di mandare una mail a prenotazioni@vesuvionatura.it o di telefonare al numero 333 386 65 77. Sempre a proposito di Vesuvio, vi ricordo che il 3 luglio è la prima domenica del mese, quindi riapre il sentiero numero 4, che da Contrada Osservatorio Ercolano si congiunge alla strada Matrone di Trecase. Un percorso suggestivo, il cui accesso necessita normalmente dell'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Caserta, che torna fruibile per un giorno al mese fino a ottobre, con l'eccezione di agosto, per tutti i vesuviani, grazie a un'iniziativa del Corpo Forestale dello Stato. Il sentiero apre alle 10 e chiude alle 16. Il paese a cui vi mando questa settimana è Avella, in provincia di Avellino, dove dal 30 giugno al 3 luglio si terrà l'Expo Città d'Arte, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industria e del tempo libero.
I visitatori potranno assistere a spettacoli serali, assaporare le eccellenze locali e visitare gratuitamente i luoghi storici dell'antica Abella, come l'anfiteatro, il castello normanno, le tombe romane, il palazzo ducale e il museo. La rassegna si terrà dalle ore 18 alle ore 23 nel plesso scolastico in via De Sanctis. Per info www.iramidelmelo.it. Alla prossima settimana. Terra mia, com'è bella la panzana. Terra mia, com'è bella.